Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, andiamo a vedere l'evoluzione che sta avendo la nostra società. Negli ultimi minuti, si può dire così, è stato fondamentalmente dato il ben servito a Chiellini e quindi di conseguenza anche all'allenatore Mister D'Angelo. Io mi accodo a quello che è stato detto dalla società, quindi io auguro tutte le fortune nel proseguo della carriera, sia per quanto riguarda ovviamente a Chiellini, sia a D'Angelo. Tutte le fortune per una fervida e prosperosa carriera. Bene, inutile stare qua a dire... Io ho sentito tanti, ma D'Angelo, io avevo detto anche nell'ultimo video che probabilmente, diciamo, il ciclo di Mister D'Angelo si sarebbe concluso. Si è concluso un ciclo. Io sono ovviamente conoscente perché ci ha portato in Serie B e poi ad un passo dalla Serie A. Quindi voglio dire, un campionato di prestigio per il Pisa e poi già, diciamo così, salvati dalla catastrofe che l'anno scorso era stata avviata da Mara e dal DS, perché di questo si tratta. Insomma, alla fine, poi al di là delle ultime partite, sono stata una debacle inverosimile, ma forse ci ha messo del suo anche i giocatori, sicuramente ci hanno messo del suo anche i giocatori, ma d'accordo, su cose poi non diciamo capitano, non possono capitare, eccetera eccetera. Comunque sia, io l'avevo detto, il ciclo è finito. Bene, detto questo, andiamo a valutare Kolarov, no, che è del Pisa, fondamentalmente è il nuovo DS del Pisa, ufficializzato dalla società. Io per questo voglio far vedere questo passaggio. Se ne parla tanto. E io Sandro, ma qual è il passaggio? Qual è il passaggio? Adesso ve lo faccio vedere. Devo dire che sono pienamente d'accordo con il mister. Quelle cose che diceva, le formazioni qua del tifoso deve essere arrabbiato, può esprimere la sua opinione allo stadio, però il tifoso deve essere consapevole, non dico solo tifoso della Roma, ma in generale che di calcio capisce poco. Quindi a me piace tennis, ma mi piace tanto, però non capisco niente. Mi piace pure il pallacanestro, io sono cresciuto con pallacanestro, però non capisco niente, quindi posso essere il tifoso, però mettermi a parlare come deve giocare Djokovic, perché servo, non so, squadra, non mi permetterei mai, posso fare il tifo e basta, posso essere incazzato, si perde, sì, ma fare la tattica non mi permetterei mai. Credo che questo ragionamento deve essere non solo i tifosi della Roma in generale, perché qui si chiacchiera tanto per sprecare il fiato, però alla fine non si dice niente. Grazie. Questo è il passaggio di Kolarov. Passaggio che in definitiva lui dice, insomma, quello che ha detto, che il tifoso capisce poco sul discorso tattica e non tattica. Può essere giusto, sì, può essere opinabile, sì, però io lo vedo un tipo, un personaggio, cioè, voglio dire, che ha del polso, del carattere, quindi bene così, io credo bene così. Andiamo a vedere adesso un attimo la rosa, cosa dice di Kolarov, e lo andiamo a valutare per me. Io, conosciuto come giocatore eccetera eccetera, come DS non lo so, perché è diciamo così, alle prime armi, si è tesserato a marzo, quindi voglio dire, alle prime armi non si sa, però diciamo così che stando così le cose, io lo trovo un personaggio, un uomo di polso, quindi magari in certe occasioni non fa male. Beh, andiamo a vedere cosa dice la rosa di questo di Kolarov, insomma, ecco. Allora,
Questa è la rosa, quindi la Gazzetta, quindi Milano 3 giugno di questo mese, ovviamente. Rivoluzione Casa Pisa, con una novità di grido, Alessandro Kolarov, la sua nuovissima veste di direttore sportivo, lo ha annunciato ufficialmente su Società Toscana oggi a mezzogiorno. Contratti 2 anni a partire dal 1 luglio, quindi un biennale. In realtà l'ex esterno sinistro di Lazio, Roma, Manchester City, Inter, che ha chiuso con il calcio giocato un anno fa, dovrà iniziare da subito a progettare la squadra insieme al nuovo allenatore che arriverà, il posto Luca D'Angelo, esonerato ieri. Io credo che arrivi nel più breve, nell'immediatezza, ecco, diciamo così. Bene ha fatto la società perché, come abbiamo detto, no? Come abbiamo detto più volte, dobbiamo concentrarci sul campionato che verrà. Quindi prima si fanno le scelte e meglio è, ovviamente, non ritrovarci all'ultimo minuto, al gong finale, perché non porta a niente. Questo l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, e quindi la società bene ha fatto subito a muoversi in questo senso, secondo me, ottimo. Allora, 15 buoni voti, 11 titoli vinti, tra cui, insomma, qui fa presenza in nazionale della Serbia. Vi ricordo che Kolarov è serbo, ma non ci sarebbe stato neanche bisogno di dirlo. Quindi metterà subito alla prova il diploma di DS, come ho detto prima, conseguito lo scorso marzo a Coverciano dopo 144 ore di corso, in cui è risultato tra i migliori. Un buon punto di partenza, visto il non facile compito che lo attende. Dopo la deludente stagione appena terminata, la rosa dei toscani andrà rivoluzionata tra cessioni non semplici e acquisti di spessore per puntare alla Serie A. Quindi qui si parla di Serie A. Io credo che la società a questo punto quest'anno, io penso, poi vabbè, polemiche eccetera eccetera, ma questo ci interessa al giusto, ecco, insomma. Io quello che mi interessava era, insomma, vedere questo nuovo DS del Pisa, da dove veniva e via scuola. Tanti lo sapranno, certo che sì, ma tanti non lo sapevano. Io poi è giusto tanto per. Io mi raccomando, quello che mi raccomando, commentate, perché i commenti sono importanti, voi lo sapete, sono importanti, anzi importantissimi. Poi, che dire, io credo a questo punto che Pirlo sia alle porte. Si era paventato un discorso Baroni, ma non credo più che vada in porto, ecco, perché Kolarov, diciamo, ha le idee chiare su questo. Io credo che sta spingendo a più non posso per avere Pirlo, quindi io credo che, mi sa che Pirlo sia addirittura d'arrivo, non ci sono ancora fonti ufficiali, quindi non lo so nemmeno io per ufficiale, quindi non lo so nemmeno io per certo, sono discorsi, insomma, di solite radio scarpa, voci di corridoio, ma niente più. Quindi io credo, ripeto, che sia imminente l'arrivo di Pirlo, e poi via via si costruirà la squadra. Bene la società, bene, perché io sono contento, perché quest'anno veramente si stanno mettendo al pezzo. Sono veramente contento, soddisfatto per adesso, perché siamo, diciamo così, alle prime battute di giugno e già ci sono le idee chiare. Io credo che la società quest'anno ci faccia un bel regalo, insomma, noi tifosi, anche se non capiamo niente, come ha detto Kolarov. Vabbè, scherzi a parte, battute a parte, io credo che, ma poi è chiaro che quando si va a fare un video, quando si va a fare una trasmissione, si va a valutare quello che è stata la partita. Poi si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, eccetera, eccetera. Però, insomma, voglio dire, il sale del calcio è anche questo, no? Chiaro, in un commento, qualcosa di personale, una critica personale, uno la fa. Poi, ripeto, può essere giusta, sbagliata, eccetera, eccetera. Bene, io direi così. Io direi che siamo per questo video, io la finirei qua. Quindi abbiamo detto, ripeto, un grazie a Mister D'Angelo per quello che ha fatto per la società, per noi tifosi, eccetera, eccetera. Quindi grazie, ripeto, un futuro pieno di luce,
un futuro pieno di soddisfazione. Ecco, questo in primis. Per quanto riguarda Chiellini, stessa identica cosa, né più né meno. Anche se l'anno scorso, insomma, forse sarebbe dovuto essere più incisivo, ma ormai basta, abbiamo valutato, abbiamo detto mille volte, quindi un futuro radioso anche a lui, di un proseguo di carriera piena di, che sia piena di soddisfazione. Bene, che dire più, un in bocca al lupo al nuovo arrivato, quindi a Kolarov. Io do i miei, veramente, i miei auguri, i miei complimenti gli auguro un buon lavoro. E poi io credo che al 90% Pirlo sarà all'ombra della torre. Questo è quello che credo io. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Pollice su se vi è piaciuto questo video. Mi raccomando, commentate, perché i vostri commenti sono preziosi. E in questo caso io mi farebbe piacere veramente sapere quello che ne pensate. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta. E tutto il resto passa. Alla prossima!